Carlo Ceci, 35 anni fa esatti, o quasi, la tua prima radiocronaca, però non qui dal Tardini. No, esattamente fu ad Arezzo, perché al Tardini la settimana prima, esattamente il 4 di gennaio del 1976, qualche anno fa, avevamo fatto le prove per vedere se si poteva fare una radiocronaca completa direttamente da uno stadio. Era il Marcello Pallini, il fratello del dottore che attualmente è anche assessore alla sanità, che riuscì a inserire nel mixer, che allora era molto provvisorio, era una cosa molto artigianale, la possibilità di inserire appunto il cavo del telefono che uscisse direttamente per quel che riguarda la trasmissione, mentre prima si appoggiava addirittura la cornetta del telefono quando telefonavi in quella che era la sala di studio o la regia contro il microfono. Pallini riuscì in questo, abbiamo fatto le prove il 4 di gennaio e l'11 siamo partiti per Arezzo, io e Stefano Frigeri, per fare la prima radiocronaca integrale, diciamo completa, di una partita di calcio. In effetti fu la prima radiocronaca completa di una partita di calcio che trasmise una radio, allora si chiamavano radio private o radio libere. La radio libera è più bello forse. Sì, vabbè, chiamiamola radio libera, come vuoi. Comunque, al di là di questo, la prima radio era Radio Emilia 1, si chiamava. Apparve l'annuncio sulla Gazzetta di Parma, dove c'era una cassetta che inseriva e spiegava, mostrava tutti i programmi delle televisioni delle radio. E poi il giorno dopo la Gazzetta di Parma riportò con una notizia questa storia, questa radiocronaca storica, perché ha aperto una strada che poi tanti hanno percorso. Quindi dobbiamo dire che è stata la prima radiocronaca in generale di una radio privata, non solo la prima radiocronaca del Parma. No, in effetti è stata la prima radiocronaca in Italia di una radio libera, completa, perché in precedenza tanti avevano fatto dei tentativi, ma trasmettendo solo dei pezzi, delle interviste, oppure anche dei collegamenti, ma con dei telefoni fissi, oppure facendo, come ho detto prima, un sistema un po' empirico, che è quello di mettere il microfono del telefono contro il trasmettitore, che consentiva di mandare in onda le immagini, o meglio, in questo caso non solo la televisione, la voce. Sì, il suono, la voce di chi trasmetteva dallo stadio. E dobbiamo dire, e bisogna sottolineare, che Radio Parma, che è stata la prima radio a essere la prima radio libera in Italia, l'idea fu di Carlo Drapkind, questa Radio Parma trasmise in effetti dei collegamenti grazie a Pino Colombi, che anche lui è un radiocronista storico, e dicevo, però non fecero tutta la radiocronaca, non riuscirono, per il discorso che ho fatto prima a livello tecnico, a fare tutta la radiocronaca, quindi facevano solamente dei collegamenti da un telefono che allo stadio allora era sotto in un gabbiotto dove non si vedeva il campo se non una parte centrale, e quindi tutto questo non consentì di fare tutta la radiocronaca. Invece con il sistema che inventò Marcello Pallini, che purtroppo è scomparso poi 3 anni dopo in un incidente stradale, riuscirmo a mandare in onda completamente la partita e soprattutto vedendo tutta la partita, quindi descrivendola tutta. Senti Giancarlo, no, non è che le società fossero molto contente a quel tempo di questa vostra idea, era difficile entrare in tribuna stampa, no? No, non solo era difficile, era quasi impossibile, ma perché ho detto che prima abbiamo fatto dei collegamenti? Perché quando abbiamo fatto i collegamenti dal Tardini, che poi in effetti tutte le partite in casa furono solo collegamenti, l'allora segretario del Parma, che si chiamava Cecchino Schiavi, e il Parma Calcio, che era diretto, era presieduto da Ceresini, non pensavano che questo fosse un vantaggio, ma uno svantaggio, cioè che tenesse lontano il pubblico il fatto di sentire la radiocronaca completa. Quindi dallo stadio locale, quasi tutte le radio, noi compresi, trasmettavamo solamente dei collegamenti di aggiornamento. Mentre invece in trasferta il Parma non aveva problemi a lasciarci trasmettere tutta la partita, e le squadre locali lo stesso, quindi trasmettevamo tutte le partite in diretta. E da allora tutte le partite del Parma furono trasmesse in diretta, tutte le partite in trasferta, alcuni con mezzi di fortuna, altre in modo perfetto, ma comunque io ho fatto più di 10 anni di radiocronache continuate e quindi posso dire che tutte le partite in trasferta le ho fatte.
Senti, quella volta ad Arezzo in trasferta venne utile anche la tua collaborazione, chiamiamola così, con la SIP, l'allora azienda telefonica. Sì, in effetti io sono figlio di un dipendente del Timo, parlava Timo una volta, poi SIP dopo, perché mio padre cominciò nel 1924 tirando i carretti con i primi 9 telefoni dei fili, ha finito nel 69. E grazie a questo avevo capito e soprattutto sapevo come erano installati i telefoni in tribuna stampa. Allora con questo sistema riuscimmo a installare i telefoni in tribuna stampa ad Arezzo, anche perché allora chi telefonava pagava la telefonata, non è come adesso che si può chiamare tutta Italia senza spendere. Allora c'era una, e poi si pagava la telefonata e non solo, ma se veniva fatto tramite un emittente o una testata giornalistica depositata, e Radio Emilia era una testata giornalistica, si pagava meno, c'era una cifra inferiore sia di installazione sia di spesa come telefonata. E quindi con questo sistema siamo riusciti anche a limitare i costi. Parlavi prima di collegamenti di fortuna, in tante emittenti così ci fu l'escamotage di andare sui balconi delle case vicine agli stadi per fare la radiocronaca. Anche sì. Tu hai avuto un'esperienza sì. analoga? No, beh, una, diciamo tante, perché tanto per fare qualche ricordo, per andare così a rivivere qualche momento particolare, nello stesso anno, quando stiamo parlando del gennaio del 76, il 20, il 19, cioè appena dopo San Giuseppe a Rimini, ricordo due episodi particolari che sono stati, uno molto triste e uno che può essere divertente fino lì. Uno è che dovettero arrivare i carabinieri perché mi volevano aggredire in quanto io gridavo a favore del Parma, i riminesi non volevano, e davanti a me allora la tribuna era collegata con la tribuna centrale a pagamento, mi quasi impedirono di continuare. Poi arrivarono i carabinieri e fecero sistemare la situazione in modo che io potessi continuare. E ricordo che di fianco a me c'era Attilio Fregoso, che appunto anche lui lo scrisse questo particolare sul giornale. E questo era Rimini. Ma a Rimini c'è un altro ricordo purtroppo molto triste legato all'episodio, e proprio per l'episodio che vado a raccontare si riuscì a sapere un particolare che poi adesso vi spiegherò. E cioè a Rimini, quando io cominciai a urlare che il Parma doveva avere un rigore e non fu accettato, era perché Furlan, che era la mezzala allora del Parma, una mezzala molto promettente, mezzala sinistra, fu atterrato in aria e l'arbitro non diede rigore. Venne preso per una spalla, cadde a terra, e nel cadere a terra si fece male a questa spalla, addirittura la falla si frantumò. E quindi spalla frantumata, ospedale e logicamente visite e poi anche analisi particolarizzate. Al di là del fatto che, questo da sottolineare, i riminesi fischiarono Furlan pensando che facesse finta, invece Furlan fu portato fuori in barella, e al di là di questo, alla fine della partita il Parma doveva rientrare in pullman e Furlan era ancora all'ospedale. Io invece avevo la macchina, e allora il massaggiatore di allora rimase con me per aspettare Furlan e la fine delle analisi e dell'ingessatura, perché gli fu bloccata la spalla, in modo da poter tornare in macchina con me e con questo massaggiatore, perché così il pullman era potuto andare via prima. Io con in macchina logicamente facevo più alla svelta. Il problema non è tanto questo, ma il problema è che in quell'occasione, quando Furlan fu così visitato e poi gli furono fatte le varie analisi, venne diagnosticata a lui la leucemia, e Furlan purtroppo 2 anni dopo è morto.